Nella storia di oggi parleremo di una famiglia che ha affrontato una difficoltà veramente inimmaginabile e ovviamente parleremo anche di loro figlio che ancora oggi vive una vita fuori dal comune e piena di difficoltà. La famiglia Acosta, negli Stati Uniti, composta ai tempi soltanto dal signore e dalla signora Acosta, ha dato alla luce Isaiah Acosta. Un bambino non come gli altri, nato prematuro di 2 mesi, i medici sono rimasti senza parole davanti alla sua condizione. Rarissima e che si verifica veramente in pochissimi casi. Non aveva la mascella inferiore e questo portò molta confusione i primi minuti. Non respirava, quindi non piangeva nemmeno all'uscita dalla madre. Per aiutarlo a respirare gli diedero un respiratore, questo lo avrebbe usato per sempre. Ma non era finita. A quanto pare aveva anche altre patologie che gli avrebbero impedito di vivere come una persona normale. Il medico incaricato, dopo accurati controlli, disse ai genitori che non sarebbe sopravvissuto molto. Anche altri medici dissero la stessa cosa. Era come se non avesse nemmeno la bocca in quelle condizioni. Non poteva ovviamente parlare o mangiare normalmente, ma a quanto pare a ciò si aggiungeva il fatto anche che non sarebbe riuscito nemmeno a camminare. Ma Isaiah non è mai stato un bambino come gli altri, e non perché fosse diverso fisicamente, ma perché mentalmente aveva e ha tutt'oggi più forza di volontà di tanti altri ed è riuscito a sopravvivere più di 20 anni, arrivando all'età di 22. Ma cos'è successo in questo arco di tempo? Beh, moltissime sono state le difficoltà da superare, specialmente per i genitori, che in alcuni casi, nonostante l'immenso amore per il figlio, pensarono di cedere e affidarlo a una clinica specializzata per bambini come lui. Fortunatamente non lo fecero e sono contenti di quella decisione tutt'oggi. Isaiah è pure in grado di camminare. Fin da piccolo ha avuto un tubo però infilato per la trachea, l'unica cosa che gli avrebbe permesso di respirare, ma questo tubo andava pulito 3-4 volte al giorno. I genitori quindi ogni giorno avevano delle sveglie e dei promemoria precisi da seguire anche per le medicine. Altrimenti Isaiah sarebbe stato soffocato con lo sporco derivante dal suo cibo e altro. Ma non finisce qua. Ogni volta che doveva uscire a giocare, o anche solo camminare, aveva bisogno di essere accompagnato da qualcuno, che avesse tutte le medicine e l'attrezzatura necessaria ad aiutarlo nel momento del bisogno. Ma c'era un posto dove i genitori non potevano proteggerlo e aiutarlo, cioè la scuola. I primi anni ha affrontato tantissimi tipi di bulli. Visto che doveva sempre portarsi una borsa in più con delle medicine e gli spray per respirare, tanti lo chiamavano in modi diversi per prenderlo in giro, il portaborse, il senza mascella. Non potendo parlare non poté mai reagire a quelle frasi. L'unica cosa che era in grado di fare era tornare a casa e piangere, sperando le cose un giorno migliorassero. E in effetti migliorarono in un modo inaspettato. La storia di Isaiah aveva colpito moltissime persone, specialmente un rapper ormai passato a miglior vita, di nome Tyke Patterson. In arte Trepause. Isaiah non poteva parlare e perciò lasciava fosse la musica a parlare per lui. Scriveva testi ogni giorno di ogni genere, specialmente sul bullismo però, che aveva subito durante i tempi delle scuole. Questo aveva attirato l'attenzione di Trepause, che decise di cantare un suo testo. Uscì quindi la prima canzone, Oxygen in the Sky, che parla dei pregiudizi e di quei bulli che lo avevano sempre buttato a terra. Il video musicale insieme alla canzone ha ricevuto una grande accoglienza. Perciò i due fecero uscire un'altra canzone ancora, chiamata Hate is for the Weak. Isaiah non cantava, ma lasciava fosse Trepause a esprimere i suoi sentimenti, e ciò gli bastava. Portarono queste cose anche a un paio di concerti, dimostrando al mondo che nulla era impossibile. Dopo la morte del suo amico, Isaiah ha passato un periodo molto brutto cercando di riprendersi. Ci riuscì molti mesi dopo, decidendo di cambiare completamente ancora una volta la sua vita, cominciando ad aiutare le persone bisognose come lui, che magari avevano parti del corpo diverse, o comunque persone che non erano in grado di avere una vita normale. Ogni settimana poi aiuta anche i senza tetto nei rifugi, contribuendo in ogni modo possibile. Gli piace fare tutto ciò e non smetterà molto presto. I genitori sono sempre accanto a lui e gli danno supporto in ogni modo. Ad oggi è sopravvissuto a una malattia che i medici ritenevano troppo difficile da battere, e ciò ha lasciato quegli stessi medici senza parole. Riesce perfino a occuparsi di se stesso piuttosto che chiedere sempre aiuto ai genitori alla minima cosa. Forse piano piano riuscirà a diventare ancora più indipendente.